benvenuti a bordo e soprattutto benvenuti al nostro viaggio on the road qui sulle strade del Marocco. Siamo partiti da Piazza Gemma El Fna e siamo diretti alla casbah di Ait Ben Adou, a circa 3 ore di macchina da Marrakech. Man mano che saliamo verso le montagne dell'Alto Atlante, il paesaggio cambia profondamente. Dalla terra rossa e brulla si passa alle vallate ricche di vegetazione, grazie al passaggio di piccoli fiumi. Lungo la strada che porta alla casbah, dopo oltre un'ora di macchina, arriviamo alla nostra prima tappa. E siamo arrivati alla prima tappa di questo nostro viaggio on the road sulle strade del Marocco. Siamo sul passo Tizi Entishka e però a spiegarci esattamente cosa significa c'è qui Abdul, che è la nostra guida di oggi. Entishka vuol dire il nome di un villaggio, ok? E il passo vuol dire, la valle dei pascoli. Ecco, però, come vedrete, Abdul ha un copricapo particolare. Allora, per tutti voi che ci state guardando, adesso ci spiega che cosa significa. Sì, questo è il mio vestito originale. Questo è il tuo vestito originale. La mia famiglia, dei miei genitori e anche degli nomadi, dei berberi che vivono nel deserto. Perché tu sei un nomade. Sì, io sono un nomade. E i nomadi sono vestiti così, ok? Vestiti colorati, anche i berberi. Riprendiamo il viaggio e nonostante l'altitudine, il caldo infernale ci perseguita inesorabile. Lungo il percorso passiamo davanti a diverse cooperative femminili, dove viene lavorato e venduto l'olio di argan, una vera specialità del Marocco, declinato in tutte le sue modalità, olio per massaggi, per cucina, creme ed essenze. E siamo a Ouarzazate per una nuova tappa del nostro viaggio on the road sulle strade marocchine. Ouarzazate, che è la città del cinema. Quello che vedete alle mie spalle, infatti, sono i set cinematografici hollywoodiani che sono stati costruiti qui nel pieno deserto. Ouarzazate può essere considerata la porta d'accesso al deserto del Marocco. E infatti il paesaggio torna a cambiare e le ultime tracce di vegetazione lasciano il posto ad un terreno brullo e semidesertico, che di lì a pochi chilometri sfocerà nel famoso e affascinante deserto del Sahara. Qui il governo ha deciso ormai oltre 60 anni fa di fondare la città del cinema, riuscendo ad attrarre negli anni decine di produzioni internazionali, richiamate dagli spazi infiniti, dai 300 giorni di sole l'anno e ovviamente dai tanti benefici fiscali. Tra i film più famosi che sono stati girati negli studios in mezzo al deserto, ricordo Lawrence d'Arabia, La Mummia, Il Gladiatore, L'Ultima Tentazione di Cristo e tanti altri. Ora però è tempo di ripartire. Ed eccoci alla tappa finale di questo nostro viaggio on the road sulle strade marocchine. Siamo arrivati alla nostra destinazione, che era la casbah, o meglio la ksar di Ait Ben Adou, che è una vecchia città fortificata risalente addirittura all'11 secolo. Un fiume di ciottoli privo d'acqua ma con diversi dromedari ci separa dall'ingresso alla ksar, ovvero la città fortificata di Ait Ben Adou, la cui costruzione si deve alle popolazioni berbere. Pensate che le sue mura sono fatte di paglia, fango e argilla, con tante torri che salgono fin sopra una collina, da cui è possibile ammirare a 360 gradi l'intera vallata di Unila. Il materiale usato per la costruzione, unito alle mura molto spesse, fa sì che d'inverno non si soffra troppo il freddo e in estate non si soffra troppo il caldo. A causa però delle precarie condizioni, le pareti della ksar vengono ristrutturate ogni 6 mesi per assicurarsi che non crollino. All'interno poi di questa città, formata da alcune baracche, ormai vivono poche decine di famiglie, principalmente ex nomadi berberi che qui hanno deciso di stabilirsi. Dal 1987 è riconosciuta poi dall'UNESCO come Patrimonio Mondiale dell'Umanità. E dalla cima della città fortificata di Ait Ben Adou, per oggi è tutto. Io vi do appuntamento alla prossima puntata del nostro viaggio on the road sulle strade marocchine. World Trips!